Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video recensione su questo libro, La verità sul caso di Elsie Chebert, che è un libro che vi ho fatto vedere anche nei preferiti dell'estate perché lo stavo finendo di leggere. Adesso l'ho finito e dato che mi è piaciuto veramente tantissimo, ho pensato di fare una recensione perché secondo me ne vale la pena. Allora, l'autore è Joel Dicker e è svizzero e questo diciamo, è stato il suo libro bestseller. E come vedete è un libro abbastanza grande, sono più di 700 pagine ed è un giallo. Io ho letto tantissimi gialli nella mia vita e devo dire la verità, questo qui secondo me è il più bello che io abbia mai letto perché è costruito veramente molto molto bene, a metà tra un impianto giornalistico, quindi sì, in realtà ha un impianto un po' giornalistico e l'altra metà invece è un romanzo che scorre in maniera anche molto veloce. Infatti io vi devo dire la verità, ci ho messo anche relativamente poco a leggerlo, anche se ha la trama un po' ingarbugliata, però è facile da capire. Vi dico brevemente di che parla e poi vi dico le mie impressioni. Allora, Elsie Chebert, il nome della persona che appare sul titolo, è uno scrittore ed è un professore universitario, ed è stato il professore universitario del protagonista, diciamo, di questa vicenda, che è Marcus Goldman, che è uno scrittore che, appunto, dopo essersi laureato, decide di scrivere un libro. Il suo primo libro è un grande successo e ne deve scrivere un altro. Però ha il cosiddetto blocco dello scrittore, non riesce a scrivere, quindi va a far visita al suo professore dell'università in questo paesino dove lui vive e poi da lì il professore viene accusato di un omicidio e poi insomma l'alunno Marcus tenta di scagionarlo e poi da qui scrive anche un romanzo, quindi una trama un po' complessa. E questo fatto che lui scrive il romanzo all'interno del libro compare anche in maniera abbastanza chiara, cioè ci sono proprio all'interno del libro delle parti dove vi è scritto estratto dal romanzo di oppure delle testimonianze. Insomma, delle interviste che lui fa, però vi è proprio segnato, si vede che quella è un'intervista oppure si vede che quello viene scritto estate 1975 perché ci sono anche tantissimi flashback, poi insomma capirete voi perché non vi sto qui a spiegare il libro perché altrimenti non serve che lo leggiate. Un libro veramente bellissimo, io trovo veramente geniale soprattutto l'idea di mettere all'inizio di ogni capitolo, diciamo, perché è diviso in varie parti, però all'inizio di ogni capitolo ci sono questi estratti, così, che sono quasi sempre dei dialoghi fra Goldman e Chebert, e quindi a me sono piaciuti veramente tantissimo perché ci sono delle frasi veramente bellissime, delle riflessioni di vita che a me hanno colpito particolarmente. E poi vi devo dire la verità, non è un giallo scontato, assolutamente. Io ho, diciamo, sviluppato una sorta di intuito vedendo un sacco di serie televisive gialle, ma leggendo anche tantissimi gialli da Agatha Christie, quindi quelli più vecchi a quelli più moderni, e vi posso assicurare che questo qui non è per niente scontato è molto molto particolare. Infatti poi mi sono documentata, ho letto che anche la critica l'ha accolto abbastanza bene perché si diceva che era veramente raro trovare un libro che appassionasse così tanto e che fosse un giallo, perché ormai diciamo c'era tutta, i gialli sono abbastanza scontatini, sia a livello di libro e soprattutto anche a livello televisivo, cioè si erano proprio in ridicolo e questo qui invece è veramente fatto molto molto bene. Io ve lo consiglio e so che comunque in Italia non è un libro molto molto conosciuto, quindi magari non lo conoscete, mi fa piacere se vi posso consigliare un buon libro. Se l'avete letto o se avete intenzione di acquistarlo, scrivetemelo nei commenti, soprattutto se l'avete letto così parliamo un poco, mi dite più o meno quali sono state le vostre impressioni, perché io l'abbiamo regalato anche a un'altra amica e è piaciuto tantissimo anche a lei che non legge i gialli, quindi
è un libro consigliatissimo anche per chi magari non è un grande appassionato di gialli, perché lei ha detto che le è piaciuto tantissimo, quindi ve lo consigliamo anche se non leggete gialli. Basta, fatemi sapere se l'avete letto e se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale se volete vedere altri video recensioni di libri o di film, perché ne sto preparando alcuni. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!